Da dove sono tornata? Ciao Daniele, innanzitutto, ciao a tutti. Non mi ricordo più nemmeno da dove sono tornata perché sto viaggiando tantissimo e sono un po' scombussolata. Sto venendo adesso da Verona, tornata da un paio di mesi da Miami. Che hai combinato a Maria? A Miami volevo combinare tante cose, però un po' la lingua, perché sono dovuta andare anche al college. Un po' ero molto stanca e volevo un po' riposarmi. Ho fatto solo spettacoli comunque nei locali, e come ospitate, come Priscilla Salerno. Non ho girato ancora perché ho aperto, diciamo, ho messo su la mia casa di produzione, quindi sto iniziando già a produrre, ma già se andate sul mio sito www.priscillasalerno.it troverete contenuti inediti. E belli, bellissimi, appunto girati da me, iniziate a girare da me come attrice e produttrice. E sto facendo tantissime ospitate in giro, vi ringrazio, anzi volevo approfittarne per ringraziarvi tutti, perché purtroppo su Facebook è sempre un po' limitato, ma so che mi seguite e grazie, insomma. Progetti futuri? Progetti futuri ce ne sono tanti, infatti. No, non dormo più la notte, sono un po' stanca, scusatemi, perché ho talmente tante cose in testa, belle, bellissime, e che per me la notte dormire è un optional, quindi bastano 3 ore, poi la faccio comunque, dai. No, progetti futuri del mio calendario, e inizio a farlo adesso a Miami perché domani parto per Miami, tanto per, e inizio a fare già lì degli scatti. L'idea è di fare comunque 12 mesi appunto con 6 fotografi, quindi 2 scatti a fotografo e comunque darlo nelle edicole per vendita. Questo calendario sarà a sostegno contro la violenza, per un'iniziativa contro la violenza per le donne, appunto, una parte del ricavato andrà per questo sicuramente. Poi un film, una commedia sociale. Sì, finalmente. Perché? Finalmente perché io mi sono sempre definita, perché bisogna anche essere autocritici nella vita, no? Io sono molto simpatica, ho la battuta sempre pronta, un po' comica, insomma. E finalmente vado a fare una commedia. E la parte ancora sarà un po' comunque, sempre, no, no, c'è la parte, sarà sempre comunque. Nell'ambito comunque dei locali e quant'altro, comunque nella mia vita, però è una commedia sociale girata tra Verona e Milano a fine giugno. Non vi posso dire più niente perché non mi hanno detto niente perché sanno che parlo, quindi non posso per il momento. Priscilla, quindi ti aspettiamo qui a Salerno? Quando? No, allora mi aspettate prima all'evento del mio compleanno, il 26 di luglio. Un po' lontanino, però insomma siete in tanti, magari un giretto a Vicenza, e dove i miei ospiti saranno chi vuole venire invitato da me, vi invito in questo momento, mi scriverà sulla mia pagina Facebook, io darò una password dove nel locale si entrerà con un prezzo molto inferiore. C'è una vincita di diciamo di un privé, di una bottiglia con me da soli e torta, champagne, bellissime ragazze, un'atmosfera bellissima sarà, sicuramente. 26, 26 luglio a Vicenza, al Kiss Kiss di Vicenza. Tutte le informazioni le trovate sul mio sito. Va bene, ti salutiamo, noi ti aspettiamo di nuovo qui. Ad agosto a Salerno, 10 giorni mi sopportate, ve lo voglio dire, 10 giorni mi sopporterete a Salerno. Però io so che tu sei una buongustaia e ti piace mangiare bene, Mamma poco, mia, ma bene. poco ma bene, specialmente i prodotti della mia terra, io l'adoro, quando vengo a Salerno, se non ho la mozzarella, impazzisco, poi con le mani, mi sbrodola tutto, perché da bambina era così, mi è rimasta questa cosa, sì, amo, adoro, infatti, non vi voglio anticipare niente, ma ad agosto ci sarà una sorpresa molto molto carina per voi, e anche per me, sarà veramente una gioia. Senti, lo so che è tardi, è ora di pranzo, vuoi mangiare qualcosa? La mozzarella.
Mamma mia, proprio con le mani tutta così.